Amici, lo scorso video di Realm Royale è tipo piaciuto tantissimo e quindi ve ne porto un altro a grande richiesta. Non so se ci sono state novità nel gioco dall'ultima volta che ho registrato, spero tanto di sì, in caso fatemelo sapere voi nei commenti se io non le dovessi trovare in questo video. Come sempre vi invito a lasciare un mi piace, condividere il video e soprattutto, attivate la campanellina per non perdervi contenuti sempre nuovi ed essere i primi a guardare i video. Ma detto ciò, signori, non perdiamo altro tempo perché c'è molto da fare su Realm Royale. Iniziamo. Oh mio Dio, cos'è questa fusione devastantemente strana? È la faccia di un cane volpe robotico, giallo-rosso, Transformers, tutto quello... Oh mio Dio! Ok, 3 secondi e ci buttiamo dal bene amato pullman, mongolfiera, tutto quello che volete. E speriamo soprattutto di fare una bella partita perché sinceramente non ci gioco da un bel po'. A Realm Royale, non mi veniva in mente il nome, e me ne andrei alle Trinity Hills, le colline della Trinità, tradotto in italiano, ma a nessuno interessava sostanzialmente. Quindi speriamo che ci sia della gente, ma non troppa. Speriamo che la mia mira non ci abbandoni. Oh, subito una runa del movimento, riduce il cooldown dell'abilità di movimento. Perfetto. Cioè, cosa volevo di più? Un botto di cose, però per il momento mi accontento. Allora, sono alla forgia, ma in realtà non mi serve per il momento perché non ho armi. Cioè, pardon, non ho shards. Quindi direi di farmi un giro lutatoso. O un lutatoso giro, dipende da come iniziate la frase. Cosa sto dicendo? Vabbè, però sento della gente. Oh, balestra. Perfetto. Perfetto. Senti qua come sparano. Sentite come sparano. Allora, ho un piano. Voglio fare così e far schifo. Perfetto, ho sbagliato tutto. Oh, guardate che è fermo. No. No. Preso. Pollo. Yeah, boy. Viece. Vieni che ti devo far vedere una cosa. Un secondo, niente di troppo eclatante. Ma ti devo far vedere una cosa. Oh yeah. Perfetto, e quindi ci diamo pure la pozza della vittoria. Cioè, tanta roba. È la prima kill, ce la siamo già portati in the house. Per ora tengo il pompa, anche se in realtà non è che mi ispiri più di tanto. Però me lo tengo. La vita si rigenera inspiegabilmente da sola. Continuo a lootare e vediamo se ci sono novità. Ah, tra l'altro questo video lo sto registrando dopo aver registrato... Come si chiama? La serie CTM, quella della mappa di Stepney, vi è piaciuta tipo tantissimo e ne sono molto contento. Però la cosa che mi fa straridere è che tipo tutti mi avete scritto: oh mio Dio, è la mappa più difficile della storia! E quindi mi avete, proprio con questa voce io li leggevo, e quindi mi avete un attimino spaventato sul fatto appunto della difficoltà della mappa. Ora spacchiamo, perfetto. E quindi molto probabilmente la continuerò. Ma a quale prezzo? Ma a quale prezzo? Perché già le cuffie del PC mi si sono rotte. Oh, oh, no, è arma singola, che schifo. Oh, pollo. Oh, polleggiato. Oh, pollo. Oh, pollo. Sotto! Dai, ti prego, muorici. Ti prego, muorici. Dai, oh mio Dio, lo stiamo ciccando? Lo stiamo davvero... E ora torna umano. E ora torna umano. Sì. Ecco. È andato tutto in malora. Tutto in malora. Perfetto. Perfetto. Bravo, Master. Che sei sguercio come... non so cosa. Che cosa, diavolo? Ho appena visto. Dai, non me l'aspettavo fosse a colpo singolo. E poi la mira in sto gioco è tutta farlocca. Oh mio Dio. Spacca qua. Non l'ho preso mai nella vita. Dai, Viecce, non fare lo schifoso. Che mi prendo questa, che la preferisco. Balà. Perfetto, siamo morti, ok. Stra più veloce il suo a sparare. Che pampine! Non so perché ho detto pampine. Cioè, dai, ho sbagliato tutto. Poteva andare bene, invece sta finendo in tragedia. Ma dai! Sono costretto a scappare. Sì, però se non ti buggi, grazie. È bella sta statuina. Oh, che figata. Vabbè, lì c'è un airdrops che io prenderei. E c'è il tipo che ci insegue. Aia, che sberlo ho preso. No, scappa, ma cosa sta succedendo? Ma stiamo, scherziamo. Andiamo all'airdrop, va là. Magari ci dà qualche arma buona. Ma sapete perché?
Non è una scusa, ve lo giuro che non è una scusa. Che la mira in sto gioco non mi piace. Cioè proprio non mi piace zero. Oh, sentite che sberle che si tirano. È ancora l'arco. È ancora l'arco, però questo è forte. E questi no, togli. Mi sa che tra l'altro ho rotto una runa, ma spero tanto di no. Sì, qua c'è un tipo. Chiaramente, esatto. Eccolo lì, sotto. Sotto. Dai che non hai capito da dove. Non hai capito da dove. Aia, stai calmo, scusa, va bene. Oh, c'è scappato. Mo io faccio l'agguatone. Dai, ma quanto sono storto. Cioè, quanto? Usi la barriera, va. Oh. Oh, non te l'aspettavi la barriera, biatch. Sì. Sì. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. Che ti sto per rubare tutto quello che hai. Mi si è buggato nella montagna, ma fa niente. I'm so sorry. E ora andiamo alla forgia. Invece no. Comunque la barriera credo sia l'oggetto più forte del gioco. Potrei avere questa certezza. Come potrei avere la certezza che quel tipo ci scassa. E perciò chi passerà alla larga. Oh, siamo arrivati alla forgia. Incolumi, più o meno. E ok, mi faccio un po' di roba, armi, tanto ce le ho le shards, una runa e soprattutto l'abilità del movimento. Ok, vediamo cosa ci esce, vi faccio un piccolo taglio. Quindi per voi passerà un secondo, ma per me passeranno almeno 20 secondi, quindi taglio. Allora, mi ha dato intanto, oh yes, yes, eppure la vita del pollo e quick charge forward. Cioè, cosa volevo di più? Perfetto, il martellozzo leggendario nelle mani di questo personaggio che sto usando fa più danno perché appunto è la sua classe. Perfetto, perfetto. E questa abilità non l'ho mai vista. Carina, fa schifo. Quindi ci prendiamo il cavallo e ce ne andiamo a Jade Garden. Oh, guardalo lì, ti ho visto. Anche lui c'ha il martellozzo. Sfida di martello. Cioè, guardate quanto. Tanta roba. No, c'ha la torretta, sei uno schifoso. Ma sei uno schifoso. Oh, stupido, stupido. Oh, sta scappando. Che uomo. Ma cosa scappi? Vieni ad affrontarmi. O magari ci sta facendo semplicemente un trappolozzo e io ci sto cascando come un pollo. Guardalo lì. Guardalo lì. Tech. No, bellissima la sua cavalcatura. Bellissima. Tipo purtroppo ci è scappato, però io continuerei con la mia piccola traversata verso Jade's Garden, i giardini di Jade. Un tipo, eccolo qua. Mi ha trovato un tipo. Vai martellata, vai martellata. Ancora martellata, ancora martellata, ancora martellata. Ma quante sberle. Allora non sembra un fenomeno, No, è scarsissimo. Stupido pollo. Ecco, ora sarà più difficile colpire il pollo. Oddio. Oddio. Ho rotto le sciacque. Oddio, ma sapete che sto facendo un casino di errori. Oh mio Dio, sto facendo un sacco di loli. Mamma mia, che fastidio quando faccio i loli. Qua sento spari. Sì, decisamente. È un fight dietro l'altro, Meglio così. Ci ha visti. Però l'abbiamo preso. No, ci ha preso pure lui. Dai, che stupido, mi sono buttato nelle fiamme. Preso, bianco, molto bianco. Sto pushando, sto per fare un errore. Probabile. Ci abbiamo un tipo anche dietro. Siamo un attimino circondelli, Allora, la situazione non è delle migliori. Tra l'altro la safe ho notato che si chiuderà proprio. Oh mio Dio. Siamo degli stupidi polli, scappa. No, no, ti prego. I've got a family. Ho una famiglia. Non voglio farla finita così. No, siamo finiti in un panino. Oh mio Dio. Dai, siamo finiti in un panino. Dodicesimi. Ma guarda quello dov'è. Ma scendi. Ritorniamo a cena alla lobby. Purtroppico. Parola appena inventata da me. Siamo stati picchiati come dei fabbri. Perché siamo finiti in un panino. Sì. Dannazione. Vabbè. Quindi signori, mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Non so perché l'ho detto così. Dannazione, potevamo far meglio. Avevamo le armi giuste, le abilità giuste, le pozioni giuste, ma abbiamo perso. Quindi signori, mentre chiudo l'applicazione, vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani. Ora l'ho chiusa definitivamente.
alle 2:45 con un nuovo video sperando di non perdere. Dai, era una bella partita. Ciao.